Io vorrei che dicesse qualcosa di questa fiera e parlasse un po' di sé, come diciamo, direzione, per quanto riguarda la sua direzione all'interno dell'ente fieristico e come è nata Vernice Arfai Forlì. Allora, premetto che non mi piace parlare di me, parlo volentieri della fiera e di quella che è nato. Diciamo così che con questa manifestazione nel mio progetto, quando è nata più di 15 anni fa, poi ci abbiamo messo un po' di anni di gestazione per farla partire, era quella di vedere se si riusciva a dare un po' di linfa a nuovi artisti, sperimentare, facciamo un po' di selezione, ma non siamo neanche troppo severi, cerchiamo di prendere un po' tutte le espressioni. Quando lei mi ha presentato il suo progetto, ci è piaciuto, poi può essere discutibile o non discutibile, ma era un bel progetto e l'abbiamo accettato. Era quello di vedere se possiamo arrivare a fare ancora quel mecenatismo che c'era nell'arte, che si è un po' perso, e vedere, presentando artisti che devono fare ancora il loro percorso, magari si trovano persone amanti dell'arte che con poco investono, ma danno quel sostentamento, quella cura perché la pittura vada avanti. Poi magari nel tempo abbiamo anche qualche artista che sicuramente sarà di successo, sì, ma però se non proviamo dobbiamo dare anche una rigenerazione e ricreare artisti nuovi. Questo è il progetto dove è nato. Infatti io ho notato, prima di tutto già rispetto all'anno scorso ci sono già artisti più qualificati, ho notato ci sono delle persone molto valide e oltretutto che anche questo progetto che abbiamo presentato praticamente insieme, perché poi anche lei ci ha messo il suo qui e non posso dire di no, e quindi anche grazie a lei soprattutto insomma, di essere riusciti a fare, di poterne creare anche un eventuale concorso, no? Che noi si pensava di fare qualcosa. Ora vediamo se riusciamo a strutturare qualcosa con degli artisti emergenti che gli danno la possibilità, no? Che lei aveva dato anche un po' un minimo di idee. Sì, noi oltre a questa fiera collaboriamo anche con altre fiere, con altri enti, più sia qui che Reggio Emilia e poi anche su Milano organizziamo delle fiere sulla moda, e questo penso che sia un progetto arte, e arte nel vestire, arte nel condurre. Sicuramente è un progetto che io assieme a lei ho condiviso e collaboro ben volentieri, perché sicuramente nel giro di breve avrà un ampio Respiro. respiro e una visibilità anche al di fuori da fiere dell'arte. Infatti io spero tanto che tanti artisti possano comprendere che per noi è il Made in Italy, no? Il Made in Italy a 360 gradi alla fine, artisti italiani con l'arte contemporanea all'Italia. E quindi insomma è bellissimo, no? Questo connubio anche della creatività italiana, poi anche artisti stranieri ovviamente. Però dove possiamo unire la moda, no? Tutto quello che fa parte, diciamo, dell'esuberanza nostra. Sì, è giusto non fermarci solo agli italiani, ma diciamo così che Fare il connubio. ma tutta, diciamo così, la creatività nel mondo l'hanno portata gli italiani, l'hanno portata. La nostra creatività è bella, sicuramente l'esperienza è aperta sia a stilisti, artisti o quello che può essere, Stranieri. stranieri, e ben vengono. Ecco, è un progetto che secondo me va ampliato, portato avanti. Con dei criteri, giustamente. I criteri validi sì, però senza targarlo di una determinata nazionalità, No, deve no, essere di no, no. ampio respiro. La creatività deve essere di tutti e tutti devono avere la possibilità di poterlo, cioè di poter accedere, diciamo, in un certo senso a questa cosa qui. Poi dopo vediamo cosa risponderanno le persone. Gli enti, tutti voi che siete da più anni da noi e gestite queste fiere. Progetto va ampliato, va studiato bene, promosso nei vari settori e con i vari personaggi che bisogna andare a trovare e incontrare strada facendo. E noi ci proveremo. Ma sicuramente. Io la ringrazio tantissimo, davvero. Grazie mille.